dall'Avicor Stadium, 19ª giornata di campionato, la prima in casa del 2024. Campobasso Matese, la prima contro l'ultima, almeno sulla carta, ma sul campo sarà sicuramente una partita ben differente. Traversone sul secondo palo, stacca Di Nardo di testa, pallone fuori di un niente, poi Bonacchi allontana, allora va Di Nardo, bello il pallone di primavera per Sichini, attenzione Persichini può andare da solo, Persichini, ancora Persichini, la conclusione di Persichini, pallone fuori, prova a controllarla, riesce forse a servire Thomas Grandis, infatti è così, è da solo però Grandis, la sterzata dell'argentino che trova centralmente Persichini, occhio al pallone per Pacillo, Pacillo, la conclusione di Pacillo sporcata con Russo dalla bandierina, pallone sul primo palo, allontana poi Pacillo, occhio però all'Angelotti che prova la conclusione col mancino, c'è stata anche una deviazione, il pallone che arriva sul secondo palo, occhio alla testa di Cassese, verticale verso Grandis, Persichini cerca l'1-2 con Di Nardo, attenzione ancora Di Nardo, la conclusione, ci mette i guantoni Rinaldini, Di Nardo, pallone di Lambiase, occhio Persichini, Persichini per un soffio, ma si è alzata la bandierina, occhio a Galesio che già non è ammonito, però brutto, brutto intervento rosso, cartellino rosso per Galesio, cartellino rosso per Galesio, doppio giallo, via, via su Di Nardo che non ci arriva, non il colpetto, ancora Lambiase, la traversone di Lambiase, occhio Persichini, palla per Pacillo, Pacillo in aria, Pacillo, il mancino di Pacillo, pallone fuori, Persichini, Persichini, la conclusione di Persichini, alto sopra la traversa il suo destro, sempre Grandis con il piattone di col sinistro, pallone per Pacillo, attenzione Pacillo in area di rigore, Pacillo, poi Di Nardo, palla per Grandis, la conclusione di Grandis, forse un tocco col braccio, si continua, Persichini, Persichini, tocco morbido, pallone fuori, palla verso Persichini, Persichini va a lottare contro Lesi, alla meglio il numero 34, ancora Persichini, Persichini con all'esterno, su Di Nardo la sponda col petto, poi il mancino di Persichini debole, è pronto la rincorsa di Maldonado, la rincorsa, Maldonado, 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 1-0 per il Campobasso. Prova ad andare da sola, scivolata di Russo, c'è una prateria adesso per Passewe, attenzione, c'è una prateria per Passewe, Passewe, pallone sul secondo palo, la testa e la parata di Esposito, la parata di Esposito, stava per colpire Manfrellotti, Lombari se ne va da solo in area di rigore, Lombari, Persichini, non ci arriva Persichini, bastava una deviazione minima sul secondo palo, pallone per Lombari di testa, il palo di Lombari, poi Pacillo la rimette dentro, Di Nardo, non ci arriva nessuno, non è all'esterno, Lombari il controllo del numero 17 che serve nuovamente Pacillo, Pacillo traversone in aria sul secondo palo, Rinaldini ci mette il guantone, poi appoggia la palla fuori, Lombari per Grandis, attenzione, abbastanza spaccate adesso le due formazioni, Grandis, Grandis, pallone per Di Nardo, Di Nardo col mancino di là, e andiamo, la chiude Antonio Di Nardo, finalmente il gol anche di Antonio Di Nardo che fa davvero tanto, fa davvero tanto. Con Abunkele in verticale verso Coquen, prova a liberare il mancino Coquen, pallone per lui, la conclusione di Coquen, alto sopra la traversa, il tiro di Matteo Coquen direttamente in area di rigore verso Lombari, la testa, poi stai qui, stai qui, si è alzata la bandierina, si non c'è più tempo e finisce qui il Campobasso, vince 2-0 contro il Matese e si porta a casa altri 3 punti fondamentali con le reti di Maldonado e Di Nardo, non era una partita scontata, anzi tutt'altro.